Amici teleascoltatori di Vitalova, sono Gerardo Melguri. Il dottor Bregel, uno pneumologo dell'ospedale di San Maurizio, ha mandato un suo messaggio che prega che sia diffuso e io sono veramente d'accordo per il contenuto che esso cerca di tramandarci. Il titolo ve lo dico subito, è Se ne vanno. Mesti, silenziosi, come magari è stata umile e silenziosa la loro vita, fatta di lavoro, di sacrifici. Se ne va una generazione, quella che ha visto la guerra, ne ha sentito l'odore e le privazioni, tra la fuga in un rifugio antiaereo e la bramosa ricerca di qualcosa per sfamarsi. Se ne vanno mani indurite dai calli, visi segnati da rughe profonde, memorie di giornate passate sotto il sole cocente o il freddo pungente. Mani che hanno spostato macerie, impastato cemento, piegato ferro in canottiera e cappello di carta di giornale. Se ne vanno quelli della Lambretta e della Fiat 500-600, dei primi frigoriferi, della televisione in bianco e nero. Ci lasciano avvolti in un lenzuolo, come Cristo nel sudario, quelli del boom economico che con il sudore hanno ricostruito questa nostra nazione, regalandoci quel benessere di cui abbiamo impunemente approfittato. Se ne va l'esperienza, la comprensione, la pazienza, la resilienza, il rispetto, pregi ormai del tutto dimenticati. Se ne vanno senza una carezza, senza che nessuno gli stringesse la mano, senza neanche un ultimo bacio. Se ne vanno i nonni, memoria storica del nostro paese, patrimonio della nostra intera umanità. L'Italia intera deve dirgli grazie e accompagnarmi in quest'ultimo viaggio con 60 milioni di carezze.